Spettacolo e cultura, il nostro contenitore di approfondimento. Cari amici di Parole in Libertà, bentrovati a Spettacolo e Cultura. E per Spettacolo e Cultura abbiamo convocato Federica Castaldo. Ciao Federica. Allora, Federica, noi sappiamo che tu hai la direzione artistica della Fondazione Pietà dei Turchini e insomma la nostra curiosità insomma vuole sapere innanzitutto di che cosa si occupa la fondazione e come sei venuta in contatto con loro, ecco. Dunque, la fondazione è diventata fondazione nel 2010, nasce come associazione culturale nel 97 ed è, diciamo, il risultato di un progetto collegiale, quindi di una sinergia fra competenze e personalità diverse, chiaramente in ambito musicale, musicologico, storico del teatro, quindi scientifico, con l'obiettivo, diciamo, di recuperare la memoria viva di una tradizione musicale straordinaria, che è quella che riguarda la musica napoletana più o meno, diciamo, dei secoli 16, 17 e 18. E abbiamo avuto la possibilità di avere una sede molto prestigiosa, che è la chiesa di Santa Caterina da Siena, che è in cima ai quartieri spagnoli, più o meno vicino a Piazzetta Cariati, un antico monastero di clausura che storicamente poi a un certo punto è stato conferito ad una istituzione di origine spagnola, la Real Casa di Nostra Signora della Soledad, che però era stata erroneamente soppressa come istituzione religiosa nel periodo borbonico, e quindi, diciamo, viene risarcita con la possibilità di occupare questo spazio, che è appunto un monastero molto, molto grande, nel quale erano rimaste soltanto tre suore dell'ordine dei Salesiani, e che in parte viene affidato appunto alla neonata associazione Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini. Pietà dei Turchini ovviamente si rifà al nome di uno dei quattro conservatori napoletani, probabilmente quello dal quale sono venuti fuori i più autorevoli e importanti autori musicali del 600-700. Certo, e adesso so che ovviamente organizzate vari eventi, tu hai la direzione artistica, ecco com'è l'organizzazione, cioè tu hai un'equipe di persone che ti aiutano, ecco come nasce un evento, raccontaci questa curiosità. Dunque, la fondazione è strutturata, sì, con diverse unità, diciamo, e persone che vi collaborano. Ci sono, diciamo, competenze un po' a tutto tondo. Cioè, io sono, come formazione, sono storica del teatro, mi sono formata alla Federico II e ho concluso i miei studi con un dottorato di ricerca sul teatro musicale napoletano della fine del Seicento. Però appunto lavoro a stretto gomito con musicologi, primi fra tutti Paolo Giovanni Maione, che insegna storia della musica al Conservatorio San Pietro a Maiella, Francesco Cotticelli, che è professore alla Federico II di storia del teatro. C'è un comitato artistico ed un comitato scientifico composto da musicisti come Stefano Di Micheli, che pur non essendo napoletano di origine ha dedicato, diciamo, quasi interamente la sua vita allo studio e all'esecuzione di musica napoletana. Poi c'è Marco Rossi, che è stato presidente per molti anni, e da quest'anno sono diventata presidente io, e si occupa appunto di progettazione, rapporti istituzionali, come dire, tutte le questioni legislative comunque che consentono alla Fondazione di avere una sua vita produttiva naturalmente. Poi c'è una risorsa giovane che abbiamo accolto in stage, laureata in management dei beni culturali, che è Adela De Mascolo, che poi è diventata invece completamente integrata nello staff a tempo indeterminato, e che si occupa del coordinamento artistico, della promozione dell'ensemble in residenza Talenti Vulcanici. Poi c'è una responsabile amministrativa tesoriera, che è Elena Esposito. Quindi, oltre naturalmente alle 1001 collaborazioni esterne con ovviamente grafici, responsabili della promozione,
Insomma, una bella squadra, diciamo, ecco. Sì, una squadra, è assolutamente una E squadra, questo, si dice insomma, proprio si questo. vede. Si vede dalla bellezza degli eventi che organizzate, insomma, dalla concretezza e dalla qualità. Ecco, adesso ti volevo fare una domanda generica, ecco, su un focus su Napoli, visto che parliamo di una fondazione di Napoli. Ecco, secondo te, la musica, il teatro, tutto ciò che è arte sta vivendo uno splendore? Ecco, la domanda è che ci poniamo perché tanti anni fa magari queste facoltà erano forse messe da parte, non considerate, e le varie potenzialità, parlo di professori, eccetera, non erano in risalto e dovevano magari, ecco, andare all'estero. Cosa ne pensi di questa, diciamo, nuova, diciamo, risplendore, ecco, Allora, nuova luce? sicuramente c'è una grandissima energia creativa e produttività in questo momento, non soltanto nell'ambito musicale e teatrale, ma direi in genere, anche nelle arti appunto in genere, i musei sono molto più Battuti, ecco. esatto, vivaci, eccetera. Credo che diciamo, i tempi obblighino un po' tutti ad uscire fuori dalle nostre roccaforti. Di conoscenze elitarie o comunque di nicchia, e quindi bisogna assolutamente far dialogare mondi diversi, entrare in contatto con un pubblico che magari conosce poco la storia delle nostre glorie passate. È vero che però questo rischia certe volte di diventare addirittura un po' un'inflazione, diciamo, di manifestazioni e di attività. Forse una strategia, diciamo, di partenza che riuscisse un po' a reggimentare o comunque a coordinare certe manifestazioni non sarebbe sbagliata, nel senso che si rischia a volte di accavallarsi, Troppi di eventi in una stessa essere giornata, a volte. esatto, oppure diciamo come dire, si rischia, diciamo, di sottovalutare la potenzialità che potrebbe esserci invece nella collaborazione fra istituzioni che ci dirigono verso lo stesso interesse e obiettivo. Questa è un po', diciamo, una città un po' di individualisti da questo punto di vista, in cui si fa fatica, diciamo, a stabilire rapporti di collaborazione, si tende sempre, diciamo, a essere diffidenti di quello che fa l'altro. Invece, diciamo, io trovo che sia come dire, la modalità più intelligente che si possa adottare, ovviamente. Noi lo facciamo, diciamo, abitualmente lo facciamo anche con realtà che si occupano di altro. Mischiamo molto le carte, negli ultimi anni ci siamo impegnati anche in promozione di manifestazioni che coniugassero per esempio la letteratura e la musica attraverso un festival che è giunto alla sua quarta edizione che si chiama Il Suono della Parola, che organizziamo con un'associazione che si chiama Mina Vagante. Facciamo molta formazione musicale, naturalmente connettendoci con istituzioni anche estere. Ci occupiamo di editoria, però ecco, le nostre edizioni sono sempre un concentrato diciamo, approfondimenti interdisciplinari, quindi nei nostri libri c'è lo sguardo dello storico, come quello dello storico dell'arte, dello storico Bene. dell'architettura, quindi diciamo sono libri poi alla fine approcciabili un po' da più fronti, da tutte le parti, insomma. Benissimo. Allora, per concludere questa piacevole chiacchierata, allora Federica ci dice un attimino l'evento prossimo dove possiamo seguire la fondazione. Allora, l'imminente prossima manifestazione, che tra l'altro ci sta molto a cuore, è una nuova produzione che abbiamo realizzato a più mani e che si svolgerà domenica 14 aprile alle 20:30 a Palazzo Zevaglio Stigliano, con cui abbiamo da anni intrecciato una collaborazione molto fruttuosa, solitamente diciamo, indirizzata a realizzare appunto progetti che avessero in qualche modo una connessione con quello spazio, comunque con quella committenza o con quel periodo storico in cui il palazzo ha vissuto la sua vita, diciamo, più importante dal punto di vista produttivo e culturale. E questo spettacolo si chiama Adriana Basile, Giulia Di Caro, Anna Maria Scarlatti, famosissime armoniche del Regno di Napoli, ed è appunto un ritratto sonoro ma anche teatrale di queste tre donne che hanno veramente segnato con una personalità diverse ma assolutamente tutte
spregiudicate, moderne, incredibilmente sensuali e piene, diciamo, di vita, la storia del teatro e della musica a Napoli. Ci sarà Cristina Donadio come voce recitante, la drammaturgia è filmata da Angela Di Maso e la parte musicale invece è sostenuta appunto dai Talenti Vulcanici, che è l'ensemble costituito nel 2012 attraverso delle audizioni internazionali dalla Fondazione Pietà dei Turchini, guidato da Stefano De Micheli, mentre il soprano sarà Cristina Fanelli. Il tutto, diciamo, è stato possibile realizzarlo grazie alle ricerche condotte da Paolo Giovanni Maione, Domenico Antonio D'Alessandro, anche lui storico della musica, e Francesco Cotticelli, appunto storico del teatro, che hanno fornito documenti autentici, originali, sulle cose sui quali la drammaturga ha potuto inventare, ma appunto in maniera attendibile, una bellissima storia da raccontare ai napoletani, che dovrebbero appunto conoscere la storia di queste donne straordinarie. Benissimo, allora noi ti ringraziamo di tutte le spiegazioni che ci hai dato e diamo chiaramente appuntamento ai nostri spettatori nel vostro sito, in modo che hanno un programma dettagliato sui vari eventi. Che sito avete voi? Assolutamente, sì, il sito è turchini.it, www.turchini.it, poi ci sono le pagine naturalmente social, Instagram e Facebook Fondazione Pietà dei Turchini, dove costantemente noi informiamo e aggiorniamo sulle nostre manifestazioni il nostro pubblico. L'evento, fra l'altro, di domenica è aperto gratuitamente al pubblico per volontà proprio di Palazzo Zevallos, che chiaramente sta seguendo una politica di promozione dei suoi spazi e della sua collezione museale, e dunque sarà bene chiaramente anticiparsi un po', perché i posti sono limitati. Certo, immagino. Allora noi incrociamo le dita e ti auguriamo il meglio, chiaramente ci aggiorniamo sempre con i prossimi eventi della Fondazione Pietà dei Turchini e quindi vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti di spettacolo e cultura. Molto ciao. Volentieri. Ciao molto Federica. Volentieri. Grazie a tutti.